Ieri mattina a Sassari, nel piazzale della stazione, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Sassari hanno controllato un cittadino ghanese di 28 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, il quale vagava per il centro storico di Sassari con un atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con manico in metallo lungo circa 25 cm, con la lama di circa 14 cm nascosto all'interno del suo zaino. L'uomo è stato accompagnato in caserma per i previsti adempimenti ed approfondimenti, quindi è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Il coltello è stato sequestrato. Nella giornata di ieri, il personale della squadra mobile della questura di Sassari ha tratto in arresto un sassarese di 45 anni, colpito dalla misura cautelare personale della custodia in carcere, a seguito della revoca del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari a lui concessi nell'ottobre 2020, dopo il rinvio a giudizio per i reati di evasione e violazione delle prescrizioni imposte. L'uomo, fin dal giorno in cui gli era stata comminata la misura, non aveva mai ottemperato, che nei molteplici controlli effettuati dal personale della Polizia di Stato è risultato spesso assente dalla sua abitazione. In uno degli episodi, il 23 dicembre scorso, era stato tratto in arresto proprio nella flagranza di reato di evasione e anche in questa occasione per il rinvio a giudizio di tale inottemperanza risultava essere sottoposto agli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia lo ha identificato a bordo di un'auto fermata per un normale controllo di prevenzione e, seppure l'uomo abbia fornito false generalità al personale, è stato prontamente riconosciuto quale destinatario del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari emesso dall'autorità giudiziaria. Dopo essere stato accompagnato in questura, l'uomo è stato notificato il provvedimento di carcerazione e successivamente condotto presso il carcere di Bancali. Amici di TeleG, buongiorno, ben ritrovati. Un'altra puntata della nostra rubrica TeleG in radio, oggi per parlare di musica. Abbiamo in collegamento con una videochiamata Francesco Sedda, che è un cantante del gruppo Queen in Rock. Buongiorno Francesco, buongiorno a te. Buongiorno a te Graziano. Buongiorno. Allora amici a casa, perché Francesco oggi è qua con noi? È qua con noi per parlarci di un bellissimo progetto per una raccolta fondi in favore di Bitti, per la tragedia che ha colpito, l'alluvione che ha colpito Bitti il mese scorso. Francesco, ce ne vuoi parlare? Di cosa si tratta? Sì, allora, cosa è successo? C'è da dire, da fare una piccola prefazione. Noi Queen in Rock e poi l'altro gruppo di cui parlerò a breve, cioè i Rockside, il tributo a Lauro Posini, abbiamo un rapporto di amicizia con il paese di Bitti, perché ci ha ospitato per delle serate lì musicali dove ci siamo esibiti, e naturalmente proprio per questo rapporto di amicizia abbiamo deciso di registrare un brano che serve naturalmente per una raccolta fondi da poi da devolvere alla comunità di Bitti. Quindi niente, ci siamo sentiti con l'altro gruppo rock, dice infatti che ho nominato prima, i Rockside, in tributo a Laura Pausini. Abbiamo deciso di incidere questa canzone, che poi è una canzone che naturalmente non sono un titolo, ma sono due titoli messi assieme: L'Ovo Malai, che è dei Queen, più quella famosa canzone che fa parte della tradizione sarda, che non può le cose. Quindi è nato questo brano. Bella scelta. Sì, è una cosa un po', diciamo che è fuori dai classici canoni, ecco. Quindi c'è una canzone straniera legata ai Queen, più una canzone prettamente nostra come sardi. Senti, la raccolta fondi è già partita? La raccolta fondi è già partita a fine dicembre. A fine dicembre noi stiamo cercando di pubblicizzarla il più possibile. Pian piano stiamo ricevendo delle offerte. Noi naturalmente abbiamo tanto seguito come band, infatti abbiamo invitato i nostri follower, come si dice,
a fare delle piccole donazioni. Noi diciamo sempre basta un euro, intanto nella quantità fa tanto. Fa numero, certo. Senti, approfittane a questo punto per dire ai nostri telespettatori cosa possono fare e come possono, diciamo, interagire con voi per la eventuale donazione che poi vorranno fare. Certo, allora noi abbiamo pubblicizzato il brano tramite le più famose piattaforme web, quindi Facebook, Instagram. L'abbiamo messo naturalmente totalmente gratuito, non si paga nulla. Il brano si può ascoltare anche adesso aspetta. YouTube. Sì, su comunque. Ah, ecco, anche su YouTube, ecco, infatti, volevo dire, proprio quello, e poi anche su Spotify, tutte le varie piattaforme di vendita Ecco, musicale, andando a vedere il digitale. brano ci sono tutte le indicazioni relative appunto ad un eventuale versamento, sì. Certo, allora sì, questo naturalmente sì, tutte le indicazioni ci sono sulla nostra pagina Facebook, quindi basta andare sulla pagina dei Queen in Rock. E lì ci sono le indicazioni proprio per fare il versamento. Noi manderemo il video insieme, anche perché anche noi ci siamo occupati di Bitti nei nostri servizi giornalistici e naturalmente anche noi siamo rimasti molto colpiti da questa tragedia che ha colpito la comunità bittese. Quindi daremo anche noi il nostro contributo mandandolo in onda questo brano e appunto cercando di invogliare e di esortare i nostri telespettatori affinché possano appunto rendersi utili sotto certi aspetti. Senti, ne approfitto anche per chiederti qualcosa. Queen in Rock, tu hai l'aria del Sì. Freddie Mercury della situazione, sì, ce l'hai proprio anche fisicamente, ti rassomigli molto. Beh, diciamo che naturalmente c'è una ricerca nel personaggio, quindi più che altro è una ricerca obbligata. Io ho voluto farlo proprio come tributo vero e proprio, quindi anche nella preparazione del personaggio. Quindi. E giusto per quello che io quindi porto in pubblicazione in questo modo, La vostra, permettimi sta tutto lì. di dirtelo, è stata una scelta molto azzardata, nel senso che per fare un tributo ai Queen bisogna essere molto bravi. Voi lo siete, in effetti. Io ho avuto modo di sentire diverse vostre clip anche su YouTube, insomma, ho visto qualcosa, mi sono documentato e devo dire che siete molto bravi. Beh, naturalmente non ci si inventa, ecco, è quello. C'è una preparazione sotto. Sicuramente anche la bravura dei musicisti con cui collaboro fa tanto. Ma la scelta dei Queen perché? Una passione per loro, una passione sfrenata Ma per loro? naturalmente sì. Nasce da una passione che poi si è sviluppata nel tempo. E naturalmente anche. È una passione che lega comunque tutti noi che facciamo parte di questa band. Quindi ci vuole proprio quasi un pensiero unico, ecco, che poi ti porta a fare il tributo ai Queen. C'è da dire che purtroppo quest'anno col discorso pandemia non avete avuto, così come tutti quelli che si occupano di musica e di spettacolo, non avete avuto la benché minima possibilità quest'anno di potervi esprimere, né in piazza né in altre situazioni. Sì, il 2020 Un è anno stato da tragico. dimenticare. Sicuramente, un anno da dimenticare. Il musicista ha dato sfogo come ha potuto quest'anno. Sicuramente molte produzioni fatte in casa, come si suol dire, giusto per non perdere la mano. Speriamo che il 2021 naturalmente ci porti un po' più di fortuna. E molto dipenderà appunto da questa benedetta curva pandemica che a quanto pare non accenna a diminuire, scusami, ma viaggia con delle condizioni di alto e basso, così in maniera repentina si passa da un giorno
dove si ha tanta speranza, ad un giorno dove si ricade nello scoramento. Insomma, credo che la strada sia ancora lunga quella da percorrere, ma questo ciò non vuol dire che non dobbiamo essere fiduciosi, insomma. Sì, come diceva qualcuno da qualche balcone, ce la faremo. Sì, assolutamente sì, ce la faremo assolutamente. Bene, Francesco, io manderò quanto prima il brano che voi avete anche provveduto ad inviarci in una delle nostre rubriche, 3 minuti con del nostro telegiornale. Quindi, niente, innanzitutto complimenti per la scelta che avete fatto. Sicuramente Bitti lo merita come comunità. Certo, senza ombra Non di dubbio, meritava assolutamente una ormai lo tragedia so. di questo tipo. Quindi complimenti a voi e Certo. soprattutto auguri per una pronta ripresa della vostra attività concertistica. Grazie, io ricordo ancora, scusami se prendo un altro po' di Assolutamente tempo, io sì. ricordo ancora di visitare la nostra pagina Facebook qui in Rocco, dove ci sono tutte le indicazioni per fare la donazione. Ricordo che il brano è assolutamente gratuito, quindi non c'è nulla da pagare. Il brano può essere scaricato anche, ci sono anche i link dove può essere scaricato. E permettimi ancora di ringraziare la band che ha collaborato con il Queen Rock, che è il tributo a Laura Pausini, Rockside, e la bravissima cantante con cui ho collaborato, Elisabetta Specci, che Ecco, appunto voglio salutare e dire conto grazie. uno di questi giorni, magari tra qualche settimana, di poter chiamare anche lei Perché no? con lo stesso Penso sistema. che Mi piacerebbe farmi una chiacchierata anche con lei, magari ci aggiornerà su quelle che sono le donazioni nel frattempo arrivate. certo. Va bene. Grazie Francesco, ti mando un grande abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie a te, Graziano, Un sembra quasi. gioco di Grazie parole. Ok. Un simpaticissimo comunque. Grazie ancora. Buona Grazie, giornata. a presto, ciao. Bene, amici, abbiamo sentito Francesco Sedda del gruppo Queen in Rock. Voi sapete che io non dimentico mai di dover esortare quando si tratta di beneficenza i sassaresi che hanno un cuore grande, grande a poter fare quello che possono e diciamo che Sassari ha sempre risposto bene. Quindi questa è un'altra iniziativa meritevole, lodevole e quindi mi raccomando, diamoci sotto, sentiamo questo brano, prendiamo i dati ed occupiamoci delle donazioni. In chiusura, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 26 11 50 per chi ci volesse raggiungere telefonicamente, info chiocciolatelegi.tv per chi vuole raggiungerci via mail, www.telegi.tv per andare a visitare il nostro sito, ma non dimenticatevi che dal nostro sito potete raggiungere anche la nuova iniziativa che abbiamo messo in piedi, una bellissima pagina dove un'agenda tascabile vi mette nella condizione di trovare le migliori aziende qua in Sardegna, i migliori artisti, insomma, trovate un po' di tutto. Basta solo cliccare sull'icona corrispondente e vi apre tutto un mondo commerciale che può tornarci utile. Bene, mi sa che è proprio tutto, non vi dimenticate che dal nostro sito internet anche potete aprire la pagina della diretta per poterci vedere in streaming in qualunque angolo della terra. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento, come sempre dico, è rinnovato ad una prossima occasione. Grazie.
carabinieri di Aglientu, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio lungo la strada provinciale 90, hanno individuato un cane di razza segugio maremmano, visibilmente disorientato, che attraversava la strada. I militari lo hanno messo in sicurezza per impedire che creasse pericolo per se stesso e per gli utenti della strada, ma si sono subito accorti delle precarie condizioni di salute dell'animale e gli hanno prestato un primo soccorso. I carabinieri sono riusciti a contattare nell'immediatezza il proprietario, un cacciatore, che ha confermato l'allontanamento del cane durante una battuta di caccia al cinghiale. Così i militari hanno contattato il veterinario di turno, che ha constatato sia varie patologie, nonché l'avanzato stato di denutrizione dell'animale, condizioni che non lo rendevano di certo idoneo alla caccia, ma che al contrario avrebbero reso necessario un periodo di cure e riposo. Il cane è stato pertanto affidato ad un'idonea struttura e per il proprietario è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per il maltrattamento di animali. È scattata l'operazione Orange Flag a cura dei militari della Guardia di Finanza del reparto operativo aeronavale di Cagliari nei confronti di 10 barche a vela battenti bandiera belga e contrassegnate sullo scafo con i dati di un porto fiammingo. Le imbarcazioni, di un valore complessivo che supera il milione di euro, erano però sprovviste di immatricolazione olandese e non avevano alcun diritto, oltre che di navigare, di battere bandiera olandese. Al momento del controllo i proprietari hanno cercato di presentare i documenti, ma dopo la controverifica con le autorità olandesi è stato chiaro che si trattava di documenti falsi e le barche a vela risultavano solamente iscritte ad un club nautico fiammingo che non soddisfa in alcun modo le regolamentazioni nautiche internazionali, con il criterio di collegamento della nave con l'ordinamento giuridico di uno Stato che viene meno, il cosiddetto genuine link che determina il collegamento alla registrazione con uno Stato è una procedura obbligatoria che garantisce il possesso dei requisiti di navigabilità e sicurezza dei mezzi nautici. Tutti i proprietari sono stati deferiti alla Commissione per i reati di navigazione. La mirra viene estratta dalla corteccia della comifora, una pianta arbustiva appartenente alla famiglia delle borseracee, di cui esistono circa 50 specie, ma la più usata per la produzione della mirra è la comifora mirra, che cresce allo stato selvatico a un'altitudine compresa fra 250 e 1300 metri, nelle zone semidesertiche calde e asciutte dell'Africa, Arabia, Pakistan e anche in molte zone dell'India. È conosciuta in tutto il mondo per la commercializzazione della goma resina aromatica, che ha molte proprietà officinali. La comifora mirra, in pieno sviluppo vegetativo, raggiunge i 4 metri d'altezza ed è una pianta molto longeva. Il suo tronco è spesso legnoso con corteccia nodosa fessurata di color grigio argenteo. Talvolta alla base del tronco si forma una riserva d'acqua che consente la sopravvivenza della pianta nei periodi di gran caldo e di prolungata siccità. I rami sono contorti e provvisti di lunghe spine acuminate. La chioma è espansa in modo irregolare. Le proprietà analgesiche della mirra sono note fin dall'antichità, come è noto il tipico aroma di questa resina. L'arbusto alla fine dell'estate si copre di fiori e sul tronco compaiono una serie di noduli dai quali cola la mirra in piccole gocce gialle che vengono raccolte una volta seccate. Alla mirra vengono attribuite moltissime proprietà, fra cui le antimicrobiche, astringenti, espettoranti, anticatarrali, grazie ai componenti dell'olio volatile. È una specifica attività antinfiammatoria analgesica per combattere faringiti e tonsilliti. È considerata anche non irritante, non sensibilizzante e priva di fotosensibilità, con un'interessante attività stimolante la tiroide, ma anche il fegato, per metabolizzare il colesterolo cattivo, riduce il pericolo delle placche arteriosclerotiche, è utile contro l'obesità, facilita la digestione e aiuta a migliorare il metabolismo generale. La mirra è utilizzata soprattutto come tintura ed estratto fluido, ma anche in polvere.
polvere, estratto secco, olio e impomate per uso esterno nel caso di labbra screpolate, ferite, ulcerazioni e emorroidi. La mirra, conosciuta già nell'Antico Egitto per la pratica dell'imbalsamazione, è uno dei componenti principali dell'olio santo per le unzioni, oltre che molto nota per il suo profumo. Nella Grecia antica la mirra era molto usata nella medicina cinese e venne introdotta nel VII secolo e da allora utilizzata per trattare disturbi come emorragie, dolori e ferite. La mirra era uno dei tre doni offerti a Gesù bambino dai re magi, e così come l'oro simboleggiava la regalità, l'incenso, il riconoscimento da parte dei re magi, della sua divina natura, la mirra ne evidenziava la sua umanità. Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Non posso riposare. Don't know what it means to me.
family back. Please bring it back home to me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Iscrizioni online per l'anno scolastico 2021-2022, dal 4 al 25 gennaio 2021, primo istituto comprensivo San Donato Sassari, www.icsandonato.edu.it, scuola primaria Fabrizio De André, via Artiglieria 19 a Sassari. La scuola si trova all'ingresso della città, vicino alla chiesa di Santa Maria e alla stazione Arst di via Padre Zirano. Per informazioni, telefonare dal 7 gennaio 2021, il mercoledì e il giovedì dalle 10.30 alle ore 12, il lunedì dalle 14 alle 16, al numero 079 28 45 021. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza. In onda sulla nostra emittente, il lunedì e il venerdì alle 16 è alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi: elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serale.itangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.